risparmio che l'efficienza energetica rende possibile per fronteggiare una situazione di disagio complessivo, non soltanto abitativo. Nella vita quotidiana degli insediamenti, degli edifici residenziali pubblici, quartieri ormai sotto un forte stress della convivenza quotidiana, c'è una condizione di sbilancio familiare piuttosto acuta e in via di estensione anche quantitativamente. Il numero delle famiglie che sono considerate tecnicamente in condizione di sovraindebitamento, cioè che non possono essere riportate in asse in condizione di equilibrio finanziario, si è dal 2000 al 2012, gli ultimi dati, sestuplicato. Famiglie in condizione di sovraindebitamento non equivale a famiglie in condizione di povertà, sono due concetti differenti. Le famiglie in condizione di povertà, lo ha ricordato Augusto prima nella relazione, per la verità quel numero mi sembra un po' inflazionato, perché l'Istat ha parlato sempre di un valore che si aggirava intorno al 15-16% sotto gli ISDN. Ma non c'è dubbio che i dati vanno aggiornati e le famiglie in condizioni di povertà relativa e di conseguenza anche quelle in condizioni di povertà assoluta hanno subito nel corso degli anni, degli 8 anni della più lunga recessione che la storia della Repubblica abbia mai conosciuto, perché non abbiamo avuto delle crisi come una crisi grave, una recessione alla metà degli anni 90 che si è risolta in un triennio. Ma qui siamo ormai all'ottavo anno di una depressione, con una perdita di redditività nel sistema Italia che ha superato il 12%, quindi noi con un reddito nazionale lordo che corrisponde a un paese di 50 milioni di abitanti, dobbiamo provvedere alla vita quotidiana e alla sussistenza di ben 60 milioni di abitanti. È chiaro che questo poi si riproduce nel microcosmo delle famiglie di varie fasce sociali, quelle più povere certamente, più precari, delle quali si è fatto sempre carico l'edilizia residenziale pubblica, ma anche in molte famiglie di ceto medio, e l'investimento esistenziale per l'abitazione in proprietà è una delle matrici fondamentali della condizione di sovraindebitamento. Cioè il sovraindebitamento non è dato da impegni di consumo, di iperconsumismo, il sovraindebitamento è dato dall'insostenibilità per quello che è avvenuto negli anni zero di questo secolo su debiti a lunghissima scadenza. La questione dell'abitazione diventa quella decisiva perché il fallimento delle famiglie avviene sulla perdita di condizione, di dignità, di decoro alloggio, e questo comporta una serie di disfunzioni non regolate. Quindi riavviare un circuito virtuoso è sicuramente una misura razionale di politica economica coordinata con una politica sociale, cioè altrimenti il campo delle famiglie che ristrutturano la loro identità come un'identità di assistiti tende sempre di più a rigonfiarsi attorno all'abitazione. Ci dicono una serie di ricerche, avviene qualcosa di molto profondo, anche in termini di ristrutturazione della personalità, cioè c'è una prima fase per cui tu stai in un'abitazione proporzionata ai tuoi livelli di reddito e di investimento esistenziale, poi c'è una seconda fase dove cominci a scivolare verso una situazione alloggiativa dove ci sono aspetti di disagio. Poi passi ad una situazione alloggiativa al di sotto dello standard minimo di sostenibilità, poi passi ad un alloggio precario, poi passi ad un alloggio improprio, poi arriva alla condizione di homeless. In questo itinerario la persona non è la stessa dell'inizio del processo e l'accettazione della condizione più disperata non è un salto immediato, è un salto che passa per una distruzione di capitale sociale, passa per un impoverimento delle relazioni,
passa per l'attivazione di forme di richiamo sulla propria condizione, spesso conflittuali, spesso con forme di reclamo disfunzionale, spesso con forme anche di conflittualità. Non... Allora, invertire questo processo, restituendo sotto forma di salario sociale, riproponendo al centro la questione delle abitazioni, riproponendo al centro la sovranità degli enti locali, che è un altro elemento importante. Abbiamo avuto una prima fase con il piano Fanfani, dove l'operazione fu diretta razionalmente dall'alto ed è stato un caso di successo. Poi abbiamo avuto la gestione, l'attuazione del piano decennale della casa della legge del 78, che non ha dato esiti della stessa natura, ha creato anche forme molto gravi di appesantimento della spesa pubblica per la gestione dei sistemi urbani. Oggi qual è il modello su cui si può lavorare? È ovvio che deve essere una combinazione tra la politica per le abitazioni, un modello di politica sociale che va declinato e, scusate la grande assenza anche dell'emma, dell'espressione nel dibattito pubblico, ci vuole anche un modello di politica economica, espressione che non si usa più. La politica economica non è prendi una misura, ne fai un'altra, utilizzi uno strumento, poi fai un business plan. La politica economica, secondo le nostre grandi scuole di pensiero, si correla con la politica sociale, no? Quindi deve indicare verso quale modello vuoi andare, quale domanda di beni e di servizi vuoi sostenere e quale vuoi scoraggiare. Vuoi sostenere una domanda di beni e di servizi incentrata su consumi sociali e consumi pubblici? Lo devi dire e devi dare anche una coerenza degli strumenti attuativi. Ringrazio. Direi a questo punto, su politica sociale e politica economica, di sentire un'esperienza interessante dell'assessore Barbanetta della Regione Civile.